Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video qui sul canale. Ragazzi, oggi parliamo ancora di Juventus, parliamo del calciomercato perché nella serata di ieri è arrivata purtroppo la notizia che tutti quanti noi aspettavamo e la notizia che ci fa stare più triste di questo calciomercato, perché De Ligt lascerà la Juventus. Ormai l'avevamo capito perché lui già in tempi non sospetti si era comunque dimostrato contro il progetto della Juventus, voglioso di andare appunto via da Torino, e quindi nella serata di ieri è arrivato l'accordo con il Bayern di Monaco. 70 milioni di parte fissa che possono diventare 80 milioni cash per la Juventus, e quindi oggi partirà per Monaco alle 18:30 più o meno, visite mediche in programma per domani. Parliamo della situazione De Ligt, di come si è arrivato appunto a questa trattativa, di quali effetti può sbloccare, e poi vi do il mio parere su tutta la faccenda. È ufficialmente cominciata la fase ultima della trattativa fra Bayern Monaco e Juventus. Raffaele Pimenta, l'avvocatessa brasiliana che cura gli interessi lì di Matthijs De Ligt, è arrivata oggi a Torino più o meno verso le 12:30, appunto per limare gli ultimi dettagli con la Juventus, e quindi si è entrati nello specifico dell'operazione De Ligt, che ha pranzato al centro sportivo come da history sui social con Paul Pogba, ma è stato praticamente l'ultimo suo tocco praticamente con il mondo bianconero. L'offerta del Bayern Monaco può comunque soddisfare la Juventus, così hanno riferito anche in ambiente di Torino: 70 milioni garantiti, più 5 milioni facilmente raggiungibili, più altri 5 che appunto sono bonus più difficili da raggiungere. Quindi un affare complessivo di tutti i bonus più o meno sui 80, massimo 83 milioni. Questa è la proposta formalizzata nella serata di ieri, e quindi oggi gli ultimi dettagli: il calciatore ha già prenotato il suo volo per le 18:30, lo stanno aspettando in Germania. Al Bayern Monaco firmerà un contratto fino al 2027, ingaggio da 12 milioni più bonus, quindi un ingaggio veramente molto molto importante, e quindi De Ligt è fuori dal mondo Juventus. Prima di darvi il parere sulla notizia, parliamo anche di un altro clamoroso scoop di giornata, perché Paulo Dybala è ufficialmente, ancora non è ufficialmente, ma sta per diventare ufficialmente un nuovo giocatore della Roma. E quindi la gioia addirittura oggi è volata in Portogallo per visite mediche, firma sul contratto, e quindi non ci sono dubbi. Ha preso il volo insieme a Thiago Pinto, insieme anche all'entourage ovviamente del calciatore, qualche rappresentante della Roma oltre a Thiago Pinto, e quindi non ci sono dubbi. Dybala sarà un nuovo giocatore della Roma. La Roma ha superato la concorrenza dell'Inter, ha superato anche la concorrenza del Napoli, che ha presentato la sua offerta, ma ci sono state delle complicazioni sui diritti d'immagine, che è un po' il solito problema che il Napoli ha sempre con i giocatori che va ad acquistare. Dybala andrà a percepire uno stipendio fra i 4,5-5 milioni netti a stagione. Stagione per 3 anni. Oltre a questa parte fissa, abbiamo anche alcuni bonus, che alcuni di questi sono facili da raggiungere. Insomma, una cifra quasi complessiva di 6 milioni netti a stagione, quindi comunque una cifra importante. È comunque la cifra che anche Orghantun, che anche la Gioia, avevano chiesto inizialmente per accettare questa nuova destinazione. Più o meno anche la stessa offerta fatta recapitare all'Inter, che però ha impiegato troppo tempo per decidere sul futuro di Dybala. E poi occhio, perché Dybala ha preteso anche una clausola di rescissione inserita nell'accordo, che potrebbe essere sui 20-25 milioni. Quindi abbiamo una gioia che comunque si è tutelata anche da questo punto di vista. Se l'anno prossimo, fra 2 anni, qualcuno vuole Paulo Dybala, che intanto starà facendo bene quasi sicuramente con la Roma, perché il progetto è veramente interessante e sembra essere fatto su misura per un calciatore come Paulo Dybala, e allora ci vogliono più o meno 20 milioni per portarselo via. Quindi comunque stiamo parlando di una cifra alta per un trentenne e trentunenne nel caso. E quindi parliamo dei sostituti, perché vi ho menzionato anche la questione Dybala, perché chiaramente Dybala alla Roma avvicina Nicolò Zaniolo. E poi parliamo del post De Ligt, perché era previsto nella giornata di oggi un vertice tra Inter e Torino
per Bremer. Ma in questo vertice che è appunto slittato nel tardo pomeriggio, in questo momento sto registrando il video, ma ancora non c'è stato questo incontro e forse non ci sarà questo incontro, perché? Perché nella mattinata di oggi la Juventus ha messo la freccia praticamente, ha sorpassato l'Inter per ottenere Bremer, come ho detto, il brasiliano del Torino. E l'Inter di Marotta non vuole fare assolutamente aste, loro hanno proposto un'offerta da 30 milioni più il prestito di Casadei, che è un ragazzo del settore giovanile. L'Inter non vuole fare rilanci, non vuole partecipare all'asta ed ecco che la Juventus ha potuto mettere la freccia, sorpassare l'Inter a fronte di un'offerta molto più ghiotta al club di Cairo, ma anche allo stesso calciatore brasiliano. L'Inter ha offerto a Bremer un ingaggio di 5 anni a 3 milioni netti a stagione. La Juventus ha proposto 4 milioni e mezzo a stagione al calciatore, quindi un'offerta molto, ma molto più alta. L'Inter ha offerto a Cairo, come ho detto prima, 30 milioni netti. La Juventus vuole portare l'offerta a 35 milioni più 5 di bonus, quindi per un complessivo di 40. In questo momento la Juventus è nettamente in vantaggio, secondo comunque gli esperti di calciomercato, e quindi sembra fatta la scelta. La Juventus sostituirà Matthijs de Ligt con Bremer in arrivo dal Torino. Addirittura Tutto Sport parla di una Juventus che si è portata avanti anche la trattativa per Milenkovic, che costa 15 milioni perché ha una clausola di rescissione, il calciatore che va in scadenza tra un anno praticamente, ha 15 milioni netti, e quindi la Juventus, secondo Tutto Sport, vuole portare a casa l'accoppiata Bremer-Milenkovic, quindi 40 milioni Bremer, 15 per Milenkovic, per un totale di 55. Una Juventus che quindi ha sorpassato l'Inter per Bremer. E poi parliamo di Nicolò Zaniolo, perché la Juventus si aspetta uno sconto adesso anche per Nicolò Zaniolo. Ovviamente l'approdo di Dybala alla corte di Mourinho infatti ha complicherebbe i piani per la permanenza di Zaniolo alla Roma, ed ecco perché la Juventus vuole una sensibile svolta anche da questo punto di vista, magari uno sconto, magari un qualcosina in meno rispetto ai 50 milioni che la Roma vuole per la cessione del 23enne Nicolò Zaniolo. La Juventus vuole cercare di prendere Zaniolo in prestito con obbligo di riscatto, 10 milioni in questa stagione per il prestito e un obbligo a 35, quindi per un totale di 45. Qualcosina la Juventus vuole come sconto, quindi magari se non 35, 30, comunque un complessivo di 40, magari 45 con i bonus, però è comunque una cifra un po' più bassa rispetto ai 50, 55 addirittura chiesti dalla Roma. E adesso infine in questo video vi do il mio parere sulla situazione. Diciamo che l'addio di De Ligt deve farci comunque arrabbiare a noi tifosi della Juventus, perché è un downgrade clamoroso quello di De Ligt con Bremer, perché Bremer è un calciatore che ha fatto benissimo nella scorsa stagione, è un marcatore puro, per caratteristiche sembra anche un giocatore anche simile in questo caso a Matthijs de Ligt, perché è un marcatore, difesa alta, è un giocatore aggressivo, irruento, quindi sicuramente per caratteristiche ci siamo. Cosa però mi fa capire che è sicuramente un downgrade, perché comunque De Ligt lo abbiamo preso nel suo momento d'oro, quando era comunque all'apice in Europa con il suo Ajax dei miracoli. Noi invece andiamo a sostituire De Ligt con Bremer, che è un calciatore che adesso si sta affacciando alla Serie A, ed è un calciatore che sì, è da 3-4 stagioni al Torino, ma solo fondamentalmente lo scorso anno è stato un giocatore veramente clamoroso, quindi è un downgrade sicuramente da un punto di vista europeo. Bremer non ha nessuna esperienza da questo punto di vista, ma a livello di competitività in Italia ci siamo, ma non è sicuramente questo il nostro target. E poi Zaniolo Dybala, sicuramente una trattativa simile, perché sono due calciatori simili da questo punto di vista. La Roma secondo me fa un passo in avanti con Dybala al posto di Zaniolo, perché se sta bene Dybala è un giocatore di caratura internazionale, Zaniolo è un calciatore che in questo momento rappresenta anche in questo caso un downgrade per la Juventus, ma Zaniolo ha dalla parte sua ovviamente l'età, 23 anni a 29, come confronto è un po' impietoso. Zaniolo può diventare un calciatore che può sicuramente esplodere e diventare lui un calciatore internazionale come lo è Paolo Dybala. Quindi sicuramente su Zaniolo vedo una prospettiva
di miglioramento ed è lo stesso a prospettiva che vedo per Bremer. L'unica grande preoccupazione, oltre all'esperienza, al tipo di giocatore che è Bremer, che ho appunto sul difensore brasiliano, è che Bremer è un giocatore che fino adesso ha sempre giocato in una difesa a 3. Bremer ha sempre giocato in una difesa a 3 e per lui non sarà facile adattarsi in un contesto completamente diverso, in una difesa a 4 con Bonucci come compagno di squadra. Quindi sicuramente bisognerà lavorare tanto sul brasiliano, perché il suo modo di giocare sarà completamente diverso. Se all'Inter potevamo vedere delle similitudini, perché difesa a 3 per Inzaghi, difesa a 3 per Juric, nella Juventus deve cambiare completamente il modo di giocare. Sicuramente da parte sua il quinquennale per un ragazzo così giovane, 24 anni, Bremer 25 anni, comunque è un giocatore che può diventare internazionale. Sicuramente da parte nostra c'è curiosità, c'è interesse, ma da quello che ho letto i tifosi della Juventus sono quasi in maniera totalitaria felici dell'arrivo di Bremer, un po' meno dell'arrivo di Zaniolo. Io sono a parti invertite da questo punto di vista, sono un po' più felice dell'arrivo di Zaniolo, un po' meno dell'arrivo di Bremer. Vediamo se la Juventus concluderà il doppio colpo, quindi il colpo Bremer con Milenkovic, come dice Tutto Sport, anche l'arrivo di Zaniolo. Vedremo se nei prossimi giorni ci saranno delle novità, ma adesso ragazzi tocca a voi, ditemi la vostra nei commenti, mettete like se questo video vi è piaciuto e iscrivetevi a questo canale se non volete perdere nessun aggiornamento sui miei video futuri. Ragazzi, vi saluto, ciao a tutti da Domenico Versa, ciao a tutti raga.